l'impegno di combattere la droga piazza per piazza, paese per paese, città per città. C'è qualcuno in Parlamento che parla di legalizzare, distribuire, liberalizzare, spacciare? Mai. La droga è morte. La droga è sempre e comunque morte. Non esistono droghe buone, non esistono droghe gentili, non esistono droghe che fanno bene. Quindi meglio un piatto di trofie di panzotti e un bicchiere di bigato e vermentino. Certo che voi per arrivare qua oggi avete dovuto fare il giro dell'occhio. Un chilometro come a scuola guida, prova di intelligenza, voi la sola l'avete superato, quelli fuori no, evidentemente. Documenti. La tessera al Genoa o alla Samp, altrimenti non sei entrato. Quindi, però dai, sorridiamo, perché quelli che sono fuori a cercare fascisti sono in realtà gli unici sopravvissuti di un'ideologia che nega agli altri il diritto di parola. Quindi, però Genova è altro, Genova è bellezza, Genova è porto, Genova è cultura, Genova sono operai, sono i cantieri, Genova è la periferia di Begato che siamo andati a visitare settimana scorsa. Avevamo promesso di abbattere le vecchie case popolari che erano diventate un inferno, abbiamo dato i primi colpi di ruspa e ci saranno nuove case popolari a misura d'uomo per genovesi, per mamme, per papà, non dormitori senza ascensore, senza citofono. Quindi l'impegno è di restituire ai genovesi il loro centro storico, i loro quartieri, le loro piazze, i loro giardini, le loro periferie. E quando parlo di genovesi parlo di tutti coloro che vivono a Genova e amano Genova, a prescindere dal colore della pelle e dal luogo in cui sono nati. Perché a distinguere gli uomini fra bianchi e neri sono rimasti quelli dei centri sociali. Per me non ci sono bianchi o neri, ci sono persone per bene e persone per male. E noi dobbiamo permettere di vivere a Genova alle tantissime persone per bene, continuando a sistemare i quartieri popolari, continuando a cacciare dai giardinetti spacciatori delinquenti per restituire i giardini e le piazze alle mamme e ai loro bimbi, lavorando per il porto, lavorando a fianco dei lavoratori del porto, perché Genova, la Liguria e l'Italia non hanno bisogno dei turisti che sbarcano dai barchini e dai barconi, ma hanno bisogno dei turisti che pagano per venire a Genova. È una battaglia di bellezza, di futuro, di lavoro, di civiltà, e fra tre giorni finalmente avete la possibilità che a milioni di altri italiani è negata: votare. Fra tre mesi potete andare a San Pier d'Arena, a Cornigliano, a Begato, alle Lavatrici, a Pegli, potete andare a votare, e ogni voto che arriverà alla Lega non è solo la riconferma del buon governo di questa città che piano piano, con fatica e con passione, sta cambiando da così a così, ma è anche la riconferma di un buon governo che in Regione Liguria ha dimostrato che dopo 30 anni di chiacchiere con la Lega si passa dalle parole ai fatti. E quindi io vi chiedo, in questi tre giorni, di andare, di parlare, di svegliare, di sorridere, anche perché ogni voto di ogni donna e di ogni uomo di questa splendida città sarà anche per me un incoraggiamento per quel sabato mattina 3 ottobre in cui non sarò sul lungomare a mangiarmi una fetta di focaccia, non sarò a Recco, non sarò sotto la lanterna, ma sarò in un tribunale italiano a Catania per rispondere dell'accusa di sequestro di persona rischiando fino a 15 anni di carcere. Io andrò a quel tribunale sereno, a testa alta, perché ho semplicemente fatto quello che mi avete chiesto voi, e il mio dovere: difendere l'Italia e gli italiani, proteggere l'Italia e gli italiani. L'ho fatto con orgoglio, l'ho fatto con coraggio,
siccome prima o poi torneremo a votare, tornerò a farlo se me ne darete la possibilità da Presidente del Consiglio di questo straordinario Paese. È qualcosa che abbiamo la voglia e la forza di fare. Quindi noi stiamo facendo una campagna elettorale non a distanza. Gli altri fanno le campagne elettorali a distanza, in televisione, su Facebook. Noi stiamo girando paese per paese, città per città. Stamattina eravamo a Loano, alle 9:30 di un giovedì mattina. C'era una piazza strapiena e non entrava più la gente in quella piazza. Poi siamo stati a mezzogiorno a Sanremo, sempre dello stesso giovedì mattina, e c'erano centinaia di persone che non si vedeva dove finissero. Perché questo? Perché siamo dei geni? No. Perché parliamo di problemi reali. Mentre la sinistra parla di filosofia, di legge elettorale, di proporzionale, noi parliamo di lavoro, di tasse, noi parliamo di scuola e vi do la mia parola che manderemo a casa il ministro Azzolino per la vergogna per la scuola italiana, per i precari, per gli insegnanti, per gli studenti, per le famiglie. Quindi noi diamo soluzioni. Non è possibile che ci siano migliaia di ragazzi disabili a casa perché in 6 mesi non hanno trovato modo di assumere e stabilizzare gli insegnanti di sostegno. E noi lo facciamo tenendo la voce bassa, col sorriso, non volendo male a nessuno, occupandoci di ospedali, continuando a lavorare per ridurre le liste d'attesa. Settimana scorsa, quando sono venuto a Genova, sono andato all'ospedale dei bambini e ho avuto la gioia di abbracciare e ringraziare medici, infermieri e volontari di questo straordinario ospedale, di questa straordinaria città, che oltre che curare i bambini più gravi, gli regalano anche un sorriso con il volontariato. Grazie Genova, questo è il bello di Genova. Il sorriso, la poesia, la musica, la solidarietà vera. E poi ci sono i guardiani del vecchio regime, i nostalgici del Novecento, quelli che non parlano di scuola, di lavoro, di porto, di tasse, di bellezza, di sicurezza, ma sono fermi al secolo scorso. Lasciamoli cercare nemici che non ci sono, lasciamoli cercare razzisti che non ci sono e continuiamo a lavorare. Io ringrazio, fate un applauso a questo ragazzo, a Edoardo Rizzi, che ci sta mettendo l'anima grande per la sua città. E quindi vi chiedo, però ci tenevo a venire in questa piazza perché c'eravamo stati in passato, avevamo fatto alcune promesse, ad esempio vedo quello che in una situazione normale non ci dovrebbe essere, però in una situazione di spaccio è meglio che ci sia, vedo quelle cancellate che devono difendere le donne e gli uomini di questo quartiere. Io sogno una Genova che non ha bisogno dei cancelli per difendere i giardini dagli spacciatori e dai delinquenti. Questo è l'obiettivo finale. E io penso che con Marco Pucci e con la sua squadra ce la faremo. Queste ore, pensate, ci sono centinaia di immigrati che sono arrivati a bordo di una nave spagnola e stanno sbarcando in Italia. Uno mi ha chiesto: ma tu cosa faresti, scusa, li lasceresti morire in mare? Mai, mai, ogni vita è sacra. Io li salverei tutti come ho fatto da ministro dall'interno, ma se la nave è spagnola li salvo e li porto in Spagna. Perché se la nave è tedesca vanno in Germania, se la nave è francese vanno in Francia. Non possiamo essere il campo profughi in tutta Europa e in tutto il mondo, quindi in bocca al lupo, non la faccio lunga perché la giornata è ancora lunga, poi vado a Primo Canale, vado a Telenord, vado a incontrare degli imprenditori, poi facciamo un incontro ancora a Genova, stasera sono a Chiavari e stanotte vado a dormire a Carrara perché domani abbiamo Carrara, Viareggio, Pisa, Firenze, Cascina, poi mi riposo 2 giorni ma non c'è tanto da riposarsi, noi già da martedì saremo negli uffici della Regione Liguria per fare un lavoro ancora migliore di quello che abbiamo fatto negli scorsi 5 anni. Vi chiedo una cosa in questi 3 giorni. Molti genovesi pensano che votare o non votare sia la stessa cosa. Molti magari dicono
tanto i sondaggi dicono che abbiamo già vinto. Totti ha già vinto, la Lega ha già vinto, siamo primo partito, anche perché onestamente il candidato che hanno scelto PD 5 Stelle esprime una tal simpatia che anche per lui sarà difficile votarsi. Quindi, però ragazzi, cancelliamo i sondaggi, voto su voto. Io vi chiedo in questi tre giorni, negozio per negozio, via per via, bancarella per bancarella, sabato alla partita di calcio dei vostri figli, domenica in parrocchia o fuori da messa, domani in negozio, in fabbrica o in ospedale, è una grande occasione di libertà, di democrazia, e chiudo con questa riflessione di vita. Per sei mesi abbiamo vissuto una vita a distanza, la scuola a distanza, l'amore a distanza, il tifo a distanza, la cultura a distanza, la musica a distanza, la cucina a distanza. Ragazzi, è giusto essere cauti, è giusto essere prudenti, ma non è possibile pensare di vivere all'infinito a distanza e nella paura. Viva la vita e viva il diritto di voto, viva la democrazia, viva la libertà e la partecipazione, viva Genova e i genovesi. Grazie di cuore. Buon voto e viva la Lega sempre e comunque.